Caprari, siamo arrivati all'epilogo di questa stagione, ultime tre giornate di campionato, domenica arriva il Crotone, partita importante soprattutto per i calabresi. No, sì, noi dobbiamo pensare a noi per quel poco che rimane comunque, cerchiamo di magari di riuscire a fare dei risultati positivi almeno nelle ultime due in casa, ecco. All'andata ci fu questa sconfitta anche immeritata del Pescara, non giocò il Delfino una buona gara, però ci fu questo KO, cercherete tra virgolette di rifarvi contro i pitagorici. Adesso l'importante è finire almeno con due vittorie se ci riusciamo in casa, ecco. Sicuramente non è facile sapendo che già siamo retrocessi a 6 partite dalla fine, ecco, però siamo dei professionisti, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo fino alla fine, come detto prima, in casa di cercare di almeno regalare queste due vittorie. Giocherete in uno stadio semideserto, anche dal punto di vista ambientale non sarà molto bello giocare questa partita, molti tifosi non verranno, ci sarà la curva vuota, però voi ovviamente cercherete di fare il vostro. I tifosi hanno scelto questa via, ma come è giusto che sia, perché comunque abbiamo fatto un'annata disastrosa, perché retrocedere a 6 giornate dalla fine non è bello, ecco. Quindi dobbiamo pensare a noi e fare il massimo. Tra l'altro ci sarà la penultima apparizione quest'anno allo Stadio Adriatico anche di Gianluca Caprari, che il prossimo anno giocherà lontano da Pescara. Sì, credo che siano, ecco, come hai detto tu, le ultime partite che farò qui. Sicuramente mi dispiace perché ho passato degli anni belli e dispiace dopo 6 stagioni lasciare, ecco. Cosa ti resterà di questa stagione? Di questa stagione devo dire sono tante le cose negative, che però sicuramente apprenderò di più, ecco. Quindi si migliorerà sempre quando si perde, quindi spero che questa lezione mi sia servita per il futuro, ecco.